E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Cattaneo di Forza Italia, membro della Commissione Finanze della Camera, per parlare della delega fiscale. Allora, oggi voi credo tornate a votare Sì. sul provvedimento e ci sono altri emendamenti all'articolo 6. Allora, ieri pomeriggio voi alle 15 avete fatto una riunione per fare un po' il punto su. Sì, C'è? una riunione sì, informale, insomma, Una un riunione informale, incontro. insomma, vi siete visti, dice Sì, adesso che sì. famo? Allora, che succede oggi? Volevo sapere, di fronte ad altri emendamenti sull'articolo 6, voi che cosa farete e soprattutto se ribadirete la compattezza che avete dimostrato già giovedì scorso. Guarda, se c'è un partito che è coerente sul tema della casa e delle relative tasse, è Forza Italia. Le abbiamo tolte nel 2008, le abbiamo ritolte nel 2000 e vado a memoria 14. Non le rimetteremo certo noi. Quindi, posto questo, noi cerchiamo comunque soluzioni di mediazione, perché qua si parla della delega fiscale, come adesso ce ne stiamo dimenticando, dove abbiamo parlato di IRPEF, di IRAP da eliminare, di flat tax incrementale, di semplificazioni, eccetera, 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 però sembra che si parli solo di catasto. L'articolo 6 lo si è voluto con un atto di forza mettere nel provvedimento, noi non eravamo d'accordo, giovedì abbiamo votato il nostro emendamento abrogativo, oggi ce n'è un altro, fino all'ultimo lavoreremo per mediazioni, se non ci saranno mediazioni noi comunque voteremo coerentemente come fatto giovedì. Quindi voterete un nuovo articolo diverso da quello che era soppressivo ma che modifica l'articolo 6 insieme ad 2, alternativa, comma 2. comma 2. Vediamo, noi basiamo la sostanza, speriamo che possa esserci qualche passo in avanti su una mediazione che noi abbiamo anche proposto, altrimenti noi siamo coerenti e andiamo avanti, difendiamo la casa degli italiani da nuove tasse. Senta, rispetto ecco, ad atteggiamenti di altri esponenti di Forza Italia, per esempio come il ministro Brunetta, che oggi ha pubblicato diciamo, un articolo molto corposo e molto motivato su un quotidiano, volevo chiederle se voi come avete visto queste valutazioni di Brunetta, che è un economista. Può succedere che la si pensi in maniera magari un po' diversa. I dibattiti è sempre meglio farli all'interno del partito. Ok, va bene. Grazie, ringrazio l'onorevole Cattaneo.